Se ricordate, buongiorno prima di tutto, buonasera. Se ricordate, la volta precedente abbiamo concluso la nostra conversazione con la sottolineatura del mistero, termine usato nell'Oriente e termine usato nell'Occidente, con una differenza che abbiamo detto viene ad essere esplicitata dall'ambiente in cui è nato. Ebbene, mistero della nostra fede, il secondo mistero della nostra fede, il verbo che si è fatto carne. Dicevamo, riprendiamo il discorso dell'altra volta, che la Bibbia per definire l'uomo nella sua unità di anima e di corpo usa tre termini che logicamente si equivalgono. Per cui, ecco, questi termini che vengono usati nel senso di definizione dell'uomo, dicevo, si esprimono attraverso termini corrispondenti, scusate la ripetizione. Ebbene, per quanto riguarda il contesto di incarnazione del verbo, il termine che si usa è carne, gli altri due termini li lascio perché è inutile in questo contesto richiamarli, ed è significativo il fatto che usando questo termine si esprime l'aspetto dell'uomo come debolezza, come umiliazione. Paolo parlerà addirittura di nientificazione. Ed è a questo punto che il significato dell'incarnazione si arricchisce e fa concludere, ma nello stesso tempo fa intravedere la sua portata, con riflettere questa unione misteriosa implicata da questo termine e dinanzi al quale è difficile considerare, scusate questo passaggio che vi sto per comunicare, se è la natura divina che si è abbassata o quella umana che è stata innalzata. Come dice l'Evangelista San Giovanni, a coloro che hanno accolto la parola di Dio incarnata, Dio ha dato la possibilità di poter diventare figli di Dio. Il Verbo di Dio si è fatto uomo allora. Il problema diventa quello di capire che cosa significa farsi uomo del Verbo. Si fa avanti questo termine uomo, scusate, bisogna che segua il testo perché sono concetti che possono sfuggire, voglio essere particolarmente sintetico e dire per quanto è possibile tutto, anche se dicevo non si può diventare mai completamente esaustivi. L'importanza dell'essere umano dipende dall'autenticità di essere uomini. È un pensiero che trovo in quel delizioso libretto di Abraham Heschel, Chi è l'uomo? E allora, se l'essenza dell'essere uomini e la ricerca di un significato trascendente, allora il segreto dell'uomo sta nella sua apertura al trascendente. L'esistenza, dice sempre Eschele, è disseminata di segni di trascendenza. E l'apertura alla trascendenza è un elemento costitutivo dell'essere uomini. E allora, il viaggio intorno al pianeta uomo ci mette nella possibilità di conoscere tante cose che lo riguardano, di definirle perfino, ma un atterraggio nella sua superficie ci rivela solo una parte di esso. L'uomo è e rimane un mistero nella sua essenza, nella sua natura. Questo, se si riflette partendo dal punto di vista statico, c'è cioè una filosofia, questa occidentale, anche per un certo periodo di tempo, per parecchi secoli, considerata solo dal punto di vista della sua completezza, diciamo, della sua esclusività. Tipico di una certa filosofia. Scegliere questa soluzione comporta il fatto di non restare inerti davanti a un compito che la natura gli assegna e di cui diventa responsabile. Essere uomini allora non significa semplicemente considerare l'uomo nella sua realtà statica, storica, ma soprattutto in quella dinamica. È la dimensione della storia, della filosofia che si esprime non attraverso concetti, ma attraverso concetti che diventano concetti incarnati. La natura indefinibile dell'uomo ha il suo specifico nella illimitata dipendenza e apertura all'infinito, infinito mistero della pienezza di Dio, che facendo la sua giunge a quel traguardo verso cui tende e donandosi al mistero privata di se stessa può diventare Dio stesso. Un grande teologo del nostro tempo, tra i più grandi sicuramente, ha scritto: l'incarnazione di Dio è perciò l'unico caso supremo della realizzazione essenziale della realtà umana.
Realizzazione consistenza nel fatto che l'uomo è donando completamente, è uomo donando completamente se stesso. E allora, cari amici, fratelli e sorelle, guardiamo il Natale da questo punto di vista. Concludo con due concetti molto, molto importanti, fondamentali. L'uomo, rientrando in se stesso, guardando nel profondo della sua natura, ha la possibilità di accorgersi che la nostra vita ha un di più, non riconducibile a un dato biologico, ma qualcosa di più intimo che si identifica con la persona. Un eterno con cui, che può essere diventare temporale, che lo sollecita accrescendo il desiderio. L'uomo diventa il mendigo di Dio. Egli è un essere che desidera il desiderio di Dio, è il desiderio impresso nella natura umana, è il corrispondente dell'esigenza propria della natura umana, di ciò che vale e permane sempre, la bolla di Benedetto XVI con cui indice l'anno della fede, che si intitola Porta della Fede. Noi cerchiamo un Dio che non troneggia a distanza, ma entra nella nostra vita e nella nostra sofferenza, Benedetto XVI. Un Dio che, cito il Concilio, la Gaudium et Spes, un Dio che lavori con mani d'uomo, che pensi con mente d'uomo, che agisca con volontà d'uomo, che ami finalmente con cuore d'uomo. L'uomo in Cristo trova la sua completezza e il suo equilibrio. Ancora la Gaudium et Spes. Può affermare che, parole testuali del Concilio, in Cristo l'uomo diventa più uomo, sembrerebbe strana questa espressione. Di riflesso, anche la società, diventando più cristiana, diventa più umana. Proprio quello di cui abbiamo bisogno, soprattutto oggi. Ma allora, una conclusione semplice, che può sembrare puerile, fiabesca per dir così, ma che comporta tutto il suo impegno per una partecipazione più sentita all'evento del Natale, più che alle sue circostanze esterne, visitando i nostri presepi e dirigendo il nostro sguardo verso la grotta, l'unica scena che non cambia mai, di tutto il resto, invenzioni, tecnologie, eccetera, l'unica scena che non cambia mai. Accogliamo il messaggio silenzioso e ci perviene. Portiamolo nel nostro cuore, meditando nella portata. Soprattutto non confondendo il dono, facendolo diventare regalo. Il regalo comporta qualche cosa che si spende, qualche cosa che il dono invece è dono completo e totale. Scusate adesso la conclusione che faccio volentieri. Ci intendiamo tutte di queste cose. Quindi, che il dono non diventi regalo, sostituendo di fatto il prezioso oro con la vile, spregevole bigiotteria. Auguri a tutti, buon anno e buona festa. Vi abbraccio.